Di Bianca Chiriatti, mercoledì 30 maggio 2018. Simona Ventura condurrà la versione VIP di Temptation Island e, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero, racconta la ritrovata positività dal punto di vista professionale. A cominciare da quando, nel 2011, ha lasciato la Rai per approdare a Sky. Decisione che le ha consentito di stare più vicina ai suoi figli. Simona rivela che quando lavorava tanto era piena di sofferenza e solitudine, oggi si sente più equilibrata e sa di essere una donna con una certa autorevolezza. Il suo ingrediente segreto? La cazzimma, ce l'ho. So stare in piedi, e se cado so rialzarmi. Sempre. Sono una buona, anche se non si direbbe. Un po' vendicativa, diciamo che perdono ma non dimentico. E sull'affare molestie, racconta un episodio che risale a qualche anno fa, successe solo una volta col direttore di una TV privata di Torino. Gli risposi che se avessi avuto quell'indole sarei finita a Monte Carlo per 10 milioni di lire a weekend, non a cercare lavoro in una TV sfigata per 500.000 lire al mese. Weinstein, l'ho incontrato un centinaio di volte perché a New York frequentavamo gli stessi amici. È un uomo antipaticissimo che ogni volta si presentava. Di sicuro, però, ho visto tante donne buttarsi addosso a lui. Parte sua, sono sincera, niente di strano, penso tutto il bene possibile di chi denuncia. Non prendiamoci in giro, denunciare è difficile. In Italia il sistema ha espulso chi ha osato farlo e riguardo la situazione politica, si dichiara sempre equidistante. In Rai ho lavorato con ogni colore, gli anni del berlusconismo li ho vissuti al meglio. Mi sono divertita, adesso però tutto è cambiato. Anche Berlusconi è cambiato, anzi no, lui non cambierà mai. Ci seppellirà tutti, è un uomo pazzesco, unico. Ti devo tanto, vota l'articolo, nessun voto. Potresti essere tu il primo, i video del canale.